collaborazione del liceo artistico Mendaroni. Dal 20 settembre al 10 ottobre 2021 Pesaro diventerà la capitale europea della ginnastica. In queste 3 settimane il rinnovato auditorium di Viale dei Partigiani sarà la casa dei campionati europei, il primo di ginnastica aerobica e a seguire 2 appuntamenti con la ginnastica acrobatica. Nel Palazzo Comunale di Pesaro è stato presentato ufficialmente il logo della manifestazione realizzato da 2 studentesse del liceo artistico Mengaroni. Il palazzetto sarà pronto per questa competizione, anzi per queste competizioni, parliamo di campionati europei di ginnastica acrobatica e aerobica. 3 competizioni, 20 giorni, avremo la possibilità di avere tanti atleti nella nostra città. Grazie al lavoro di squadra tra Comune di Pesaro, Federazione Ginnastica d'Italia, European Gymnastic Federation e Comitato Organizzatore Locale di ESA Tour Group, la stagione turistica pesarese si allungherà di 1 mese con l'arrivo di circa 700 atleti ogni settimana che riporteranno la città al centro della scena sportiva nazionale. Noi non ci stiamo fermando dal punto di vista degli investimenti e della programmazione del futuro. Ovviamente ci sono ancora tante incognite, però speriamo davvero che per l'estate si possano ospitare grandi manifestazioni, magari con alcuni accorgimenti. Per questo i lavori al vecchio palazzetto dello sport stanno andando avanti, ci sono tutti i presupposti, così ci dicono l'azienda che sta facendo i lavori, l'assessore Belloni, i tecnici, di poterlo riaprire per il Rossini Opera Festival, che si svolgerà ad agosto, e per poi i campionati europei di ginnastica aerobica. Quindi siamo fiduciosi e ovviamente i lavori vanno avanti, sperando davvero che per quel momento ci saremo liberati di questo maledetto Covid, o almeno lo avremo ridimensionato pesantemente. Il logo è stato realizzato da Eleonora e Miriam, 2 studentesse di grafica del Mengaroni, coordinate dalla loro docente Isabella Galeazzi. È venuto bene, piace e ancora ci piace, perché la meraviglia è che le ragazze attualmente frequentano la 5ª, ma questo lavoro è stato fatto in 4ª, quindi vogliamo dire che sono state proprio brave. E dietro a tanta sintesi, tanta bellezza, tanta lettura chiara, tanta funzionalità di uso, c'è altrettanto lavoro. Però per noi è stato un piacere farlo. È stato un lavoro, diciamo, che ha impiegato molto tempo per i bozzetti, per le varie tecniche che abbiamo provato per dare più senso di movimento, e alla fine abbiamo scelto il pennello perché dava più senso di scioltezza del movimento. E è stato un lavoro molto di gruppo, abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo sempre fatto, diciamo, tutto insieme tra il progetto e le varie prove tecniche.